Buonasera, ringraziamo innanzitutto Francesco Tadini e Melina Scalise perché ci ospitano, ospitano sempre le nostre iniziative in questo spazio che trasuda cultura, come si può vedere, e arte. E siccome la serata è ricca di suggestioni, vado subito a presentarvi i nostri ospiti, che sono il professor Giuseppe Goffredo, che è poeta, scrittore, saggista, direttore della casa editrice Poiesis e della rivista da qui, che è anche qui, se poi dopo volete anche dare un'occhiata, sfogliare le opere libere del professore, e Mona Mismaidi, poeta anche lui, regista e attivista per il diritto. Siamo qui questa sera per presentare il libro del professor Goffredo intitolato I dolori della pace, che ha un sottotitolo a una prima lettura un po' complesso, devo dire. Però il professore è qui proprio per aiutarci ad entrare negli argomenti ed approfondirli. Infatti il sottotitolo è Scontro o crisi di civiltà, nel Mediterraneo, dal darwinismo geopolitico al disarmo culturale. Allora, i testi del professor Goffredo sono sempre ricchi di riferimenti appunto letterari, storici e anche poetici, come vedremo probabilmente anche più avanti. E nelle prime pagine del libro I dolori per la pace fa riferimento all'Iliade e alla figura di Elena, di Troia, e dice come appunto abbiamo anche studiato, forse abbiamo fatto appunto gli studi classici, che Elena è un eidolon, è una sorta di velo, di pellicola che si frappone tra noi e gli altri e che quindi condiziona il nostro sguardo. Volevo appunto chiedere al professore di parlarci di questo concetto che ha un po' segnato tutto. Della verità che la pace è la guerra, quando ovviamente si fa la guerra si deve inventare l'immagine del nemico, quindi costruire l'immagine del nemico, quindi creare appunto l'eidolon, cioè il fantasma del nemico. E il fatto che insomma, la guerra di Troia, quindi la guerra diciamo fra i greci e che erano la parte occidentale e di Troia che rappresentava una serie di tribù dell'Asia Minore, quindi la parte orientale, e fu appunto indicata nel poema dell'Iliade nella figura di Elena, che in qualche maniera era causa di questo rapimento di Elena, causa di questo guerra. In realtà poi i greci, qualche secolo dopo, ricostituirono poi l'idea di verità e quindi Elena non c'entrava niente con la opera, no? E quindi Elena invece era il fantasma che allora fu creato, proiettato per giustificare che la guerra, che invece la guerra per avere sotto controllo le strutture guardanelli, una guerra di espansione della Grecia sull'altra parte del continente asiatico, turco-asiatico, no? Dell'Asia Minore, quindi sostanzialmente i greci stessi andavano qualche secolo dopo a ripristinare questa verità sul fatto che Elena magari si trovasse in Egitto perché era rapito dei portati in Egitto, anziché essere sugli spalti di Troia e quindi sostanzialmente essere quello un fantasma che qualcuno aveva visto, ma in realtà appunto Elena non c'entrava niente, questione di carattere ancora una volta economica e geopolitica. Allora, questo mi serviva esattamente proprio di carattere storico, per andare poi a delineare quello che invece è una situazione attuale, che qui è stato creato un altro fantasma. Qual è il fantasma che è stato creato, diciamo, dopo la guerra fredda? Sostanzialmente dal 1989 è finito un'epoca del Novecento, del secolo del Novecento,
dopo occorreva ricostruire l'idea di immagine, la rappresentazione del nemico, e questo nemico doveva in qualche maniera sostituire l'orso sovietico, le grandi unioni sovietiche, cioè essere un nemico serio, un nemico minaccioso, un nemico che doveva far paura e che doveva sostituire il nemico precedente, che era appunto il grande blocco. Nel 1993 un signore, un americano, un teorico, ma anche insegnante, anche un ufficiale, sottufficiale, perché appunto dovevano essere il loro modo di vedere il mondo, cominciò a parlare di scontro di civiltà. Cioè lo scontro resto il comunismo e il capitalismo doveva essere sostituito da un nuovo nemico, e questa volta era non ideologico ma addirittura culturale, un passo avanti secondo me, contro chi apparteneva al mondo, per esempio, soprattutto musulmano. Quindi si riproponeva il vecchio scontro tra il mondo islamico e quindi il mondo islamico. Perché il mondo islamico? Perché il mondo islamico ha 1,5 miliardi di fedeli, come dire, no? Cioè dal Maghreb, dal Marocco fino all'Indonesia. Quindi era una massa critica di persone, eccetera, che in qualche maniera poteva costituire un motivo di scontro con chi? Con l'Occidente ancora una volta, con i cristiani questa volta, quindi Islam contro cristiani, Occidente contro Oriente, e quindi essere effettivamente il grande, il nuovo, un nemico, per cui giustificare che cosa? Costruire armi, vendere armi, far circolare armi, armarsi, controllare, portare come dire, il controllo all'interno, per esempio, del Mediterraneo. Durante la guerra fredda il Mediterraneo era diviso fra est e ovest, quindi c'erano le portaerei americani e sovieti che passeggiavano da una parte all'altra. Era una divisione del Mediterraneo. Il Mediterraneo a quel punto doveva essere divisa dal vecchio fantasma storico tra il mondo islamico da una parte e arabo e il mondo occidentale europeo. La questione a quel punto è che ci doveva essere un episodio importante e qualcosa di importante per giustificare questo conflitto di civiltà. E allora accade che l'11 settembre del 2001 vengono giù, come polvere, come un burro, vengono giù due topi, un quintale, che sappiamo che è al centro di New York, cinque aerei che passeggiano per gli Stati Uniti, quasi 3.000 morti, un aereo che va a ficcarsi in punta nel centro militare, nella potenza tecnologica militare degli Stati Uniti, che è appunto il Pentagono, un altro che va a colpire plasticamente il centro economico della potenza economica dell'Occidente. Che dire di quello? Abbiamo saputo ben poco, insomma, tutto sommato, se andiamo a ripercorrere quello dell'informazione del sull'ultimo tempo, noi abbiamo saputo ben poco. Però l'11 settembre è l'ego del grande fantasma che appare in Occidente. E su questo si potrebbe parlare moltissimo, Alessandra, si potrebbe parlare moltissimo su questo, perché da lì poi è partita in tutto il mondo una grande strategia, una grande ideologia, una grande struttura mentale che ci ha portato fino alla rivoluzione arabe, dove cambiamo un po' lo scenario.
qualche maniera preparata con un concorso, eccetera. Io dico che quell'attentato perlomeno è stato permesso. E era un fatto, un episodio, una vicenda, come dire, bellica, in cui a un certo tipo di terrorismo che appunto si andava organizzando, espandendo, è stato in qualche maniera permesso che facesse questo. Ecco, allora, perché questo poi era il presupposto, l'antefatto, per creare una forte offensiva da parte del potere politico, militare, neoconservatore americano e a cascata ovviamente in tutto il mondo, anche in Italia, ovviamente, ma anche della politica, e se penso che quattro giorni dopo l'11 settembre il Corriere della Sera, che siamo a Milano, il Corriere della Sera è uscito con quattro lenzuolate, mai visto che fosse dato uno spazio di quel genere a un'autrice, a un autore, come Oriana Fallaci, la rabbia lo incontra. Allora, questi quattro fogli di giornale, come dire, Oriana Fallaci ha tirato fuori tutto quello che poteva tirare dal suo armamentario interno, come dire, dalla sua circolazione, cattiva circolazione di sangue in quel momento, insomma, contro tutto il mondo musulmano, contro il mondo arabo, in maniera molto libera, quasi che in quel momento ci fosse d'accordo quel tipo di quell'inizio, diciamo, a cascata c'è stata una serie di altre persone, da Ferrara, ad altre, eccetera, che hanno acceso quello che Acton aveva previsto, cioè la guerra di civiltà. Ci siamo, la guerra di civiltà c'è, il fatto c'è, l'ideologia viene creata e quindi lo scontro è plasticamente dentro di noi e deve passare attraverso in maniera diffusa, capillare, attraverso tutti i momenti di informazione, tutti gli episodi, ogni cosa deve essere, come dire, commentata, descritta in rapporto appunto a questo scontro di civiltà, cioè i musulmani sono terroristi, fondamentalisti, il fondamentalismo crea terrorismo, il terrorismo ci minaccia da vicino, i terroristi sono persone che sono quelli della porta a fianco, quindi non dobbiamo fidarci assolutamente, non solo, ma tutto il mondo musulmano viene, come dire, simbolizzato attraverso e cioè viene simbolizzato nella figura di Bin Laden, quindi la figura scheletrica, erratica, cattiva, una parte del Corano in Napoli, l'altra in Kalashnikov, e poi un'altra persona che invece rappresenta, come dire, il potere laico o pseudo-laico del mondo musulmano, cioè Saddam Hussein in persona, anche lì l'uomo perfido, l'uomo apparentemente laico, ma che poi invece è anche lui legato. Quindi queste due, come dire, immagini sono quelle, queste due figure sono poi quelle che riassumono tutto il mondo musulmano e lo, come dire, sono quelli che ogni per esempio nel corso degli anni 2000, cioè dal 2001 in poi, noi abbiamo assistito a comunicati stampa, ad orologeria puntuali che arrivavano ogni volta che succedeva qualcosa, cioè in Iran, per esempio, emanava dei comunicati stampa. Ma dei comunicati stampa molto precisi, ad orologeria, e diceva esattamente quello che voleva dire e che consentiva all'altra parte di
giustificare tutto quello che era possibile giustificare. Giustificare cosa? Giustificare intanto questa ideologia, questa struttura ideologica che doveva affermarsi nell'opinione pubblica, la paura dell'altro, la paura del musulmano, la paura dell'immigrato che desidera attraversare il Mediterraneo e la necessità poi delle guerre. E quindi arriviamo anche a quel discorso del fantasma dell'Egolon applicato ai giorni nostri. Quindi la prima guerra che parte nel novembre, nell'ottobre del 91 in Afghanistan, dove c'è il potere dei talebani, su questo potremmo anche dire molte altre cose, come si era creato questo presupposto, questo fondamentalismo così radicale in Afghanistan, si era creato perché nel periodo dell'invasione dell'Unione Sovietica occorreva creare un accordo su questa invasione che l'Occidente l'aveva subita, c'era l'intelligenza a creare e che poi in qualche maniera ha cominciato a radicarsi. Proprio dove veniva predicato l'Islam radicale, da tutto il mondo musulmano venivano attirate persone regimentate, addestrate al terrorismo e questo ha significato anche portare a destabilizzare completamente l'Afghanistan dal punto di vista ideologico religioso e quindi arrivare anche ai tempi nostri, quello che succede e ne parleremo. Quindi lascio a lui di dire parole importanti su questo. Dall'altra parte ovviamente una guerra preventiva prevista, quindi questa è la previsione della questione contro l'Iraq e quindi eliminare Saddam Hussein che Bush padre, Bush figlio vuole eliminare ciò che il padre del 91 ha cominciato con la prima guerra del Golfo e quindi l'Iraq, anche lì siamo in uno stato, si dice che sarà un'usina di potere, stiamo parlando del 2002, insomma parecchie cose si possono dire, ma l'esportazione della democrazia è andata con i bravi, i carri armati bravi della piazza Firdaus e sono arrivati, ma Baghdad non è arrivata la democrazia, non c'è veramente. A proposito di ciò che è permesso, vorrei appunto collegarmi alle parole del professor Goffredo e chiedere alla Mina se vuole di commentare, se vuole anche di raccontarci però un pochino qual è la sua esperienza personale, considerando anche il fatto che da poco ci sono state appunto le elezioni in Afghanistan, non so che hanno partecipato le donne. Una pediatra che abbiamo avuto di conoscere poco tempo fa in un altro incontro della carovana dei diritti che lavora per Emergency e fa avanti e indietro dall'Afghanistan, no? Era lì nel periodo delle elezioni, ha detto appunto che ovviamente non c'è un ufficio anagrafe, non si possono controllare i voti, che le persone hanno dato le impronte digitali, infatti ci sono circolate su internet anche delle foto delle donne fiere di mostrare il dito con l'inchiostro, però appunto è praticamente impossibile. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, mi chiamo Nino Guaidi, sono un rifugiato in Afghanistan da quasi 7 anni che vivo a Milano, studio e lavoro ormai. Quindi sul discorso storico di queste guerre, come succedono, il professore ha parlato abbastanza bene e completo, però io praticamente come un testimone. Uno che è un cittadino di un paese che è stato per diciamo almeno 3-4 decenni in centro di guerre che anche finora è l'interesse che esiste. Prima di tutto la creazione di questo diciamo fantasma August, siccome ha parlato il professore. Certo che è stato creato un fantasma, però l'importanza di scegliere il luogo, diciamo,
dove questa fantasma viene buttata, ma poi da dove deve essere illuminato. Questo anche è molto interessante. L'Afghanistan per la questione geopolitica che ha storicamente come stava per questa importanza, durante la guerra fredda è stata usata per l'Occidente, gli Stati Uniti, come centro di campi per vincere la guerra contro i sovietici. Che talebani di oggigiorno o i fondamentalisti di oggigiorno che abbiamo noi in realtà sono i figli, o diciamo i figli bastardi dell'epoca, perché sono stati creati, sono stati dati la vita, l'arma e la potenza, i soldi, i miliardi e miliardi di soldi, e finora il risultato veniamo noi. Dall'altro punto di vista interna del nostro paese, il problema che noi abbiamo, il problema multietnica del paese storicamente, che Afghanistan è un paese multietnico, consiste da 3, 4, 5 etnie grandi e poi altre etnie minoranze, tra quali i nostri fratelli Pashtun storicamente sempre hanno avuto una popolazione come maggioranza, come popolo, e poi hanno avuto storicamente da più di due secoli il potere politico. Quindi sempre, finora anche, quando si parla delle elezioni ultimamente, diciamo, sempre si pensa che un Pashtun deve essere al potere. E questi nostri fratelli Pashtun, che sono fatti da tribù diverse, che sono situati tra l'Afghanistan e il Pakistan di oggi, che è anche una grande provincia, tra quattro province di Pakistan, uno che appartiene a loro, ai Pashtun. Quindi questa zona qua come una zona di tribù, una zona dove per tanti anni l'ignoranza è stata tenuta le porte per l'istruzione, per l'educazione, per i diritti umani, per civiltà, sempre chiusa. Quindi approfittando questa situazione, quella zona è proprio stata creata una zona, diciamo, proibita, dove soltanto vanno sfruttati il confine o per traffiche dell'arma, arma e droga, oppure traffiche dell'essere umano. E nel corso di questi anni, diciamo, dell'era dell'invasione sovietica, che sono nati i gruppi dei fondamentalisti che oggi si chiamano terroristi fondamentalisti. Quindi loro oggigiorno se sono a questo potere grazie a quell'aiuto degli americani di quel tempo. Quindi direttamente loro sono frutto di quell'operazione americana che oggi stanno sentendo. Sul discorso di elezione, di ultima elezione che noi abbiamo avuto, qualche anno indietro, dopo 2002, dopo la guerra contro il terrorismo, che ancora non è molto chiaro e definito, il popolo afghano, tipo con tutti questi anni, giusto che con questa guerra noi abbiamo avuto le cose, abbiamo ottenuto e abbiamo perso anche delle cose. Quindi fare un resoconto che cosa abbiamo ottenuto e che cosa abbiamo perso, qui anche bisogna un po' considerare tante cose. Dal 2002 certo che i talebani sono sconfitti, che erano frutto degli americani, sono sconfitti, perché la situazione è stata creata dai talebani contro il popolo, che il popolo in qualche modo desideravano di essere liberati, quindi gli americani hanno approfittato la voglia e la necessità del popolo a quel momento, che era bisogno una guerra contro loro a buttarli via dal potere. Però dopo questo il popolo aspettava quello che
diciamo sempre nel media si diceva, i promessi, i cambiamenti, sviluppo economico, pace, mentre fino ad oggi la prima cosa che il popolo desiderava era la pace, che ancora non è proprio venuto. Quindi ogni momento dei cittadini passa con la paura. Quindi la prima cosa necessaria non è ancora ottenuta dopo 12, o diciamo dopo 12 anni di guerra. Quindi da questo punto di vista ancora, la domanda è ancora esiste. È guerra contro chi? Se i talebani di ieri erano terroristi fondamentalisti, perché oggigiorno l'Occidente e l'America li sta liberando dai prigioni senza nessun processo? Quindi ieri erano terroristi e oggigiorno li liberano con tanto onore, gli danno aiuto, gli danno dei posti. Quindi questa è una domanda molto grande per il popolo ancora da risolvere. Perché? Quindi perché è stato giocato con diciamo, destinazione di milioni del popolo per niente? Ultimamente sulla notizia anche ho sentito che gli House of Lords di Regno Unito hanno cominciato un'inchiesta sulla guerra britannica, adesso che stanno andando fuori, per valutare com'è stata la guerra di questi 12 anni, bene o non bene, dopo che noi in questi 12 anni tante persone hanno perso la vita, tanta distruzione. Questi erano i lati negativi di questa guerra, però le radici di voglia e apertura della gente a dare permesso per la comunità internazionale di mettere piedi dentro, tipo questo ancora va molto indietro. In Afghanistan, siccome prima che ho detto che è un paese molto etnica, e il potere per diciamo, più di due secoli, essendo nelle mani di un'etnia specifica, discriminazione etnica, corruzione, queste cose anche ha creato in mezzo del popolo molto frattura. Quindi l'unità, anche finora, oggi noi non siamo come una nazione unita. Quando si parla, quando i politici parlano della propria etnia. E tra queste etnie, una delle etnie che un po' anche vorrei parlare un po', vorrei dare un po' la luce, è l'etnia Hazara. Cos'è l'etnia Hazara? Io appartengo all'etnia Hazara. Noi, gli Hazara, sulla nostra storia di esistenza in Afghanistan parlano diverse cose, però alcuni dicono che dalla guerra dei mongoli siamo rimasti, però mentre le tracce artistiche storiche che esistono come gigantesca statua di Buddha in Bamiyan che esiste da 1600 almeno fa, quindi dai nostri antenati. Sì. E noi, come un'etnia, essendo un po' fisicamente diverso dagli altri, siamo stati molto sotto pressione per anni e anni e anni. Tipo, più o meno, oggigiorno siamo conosciuti come gli ebrei dell'Afghanistan per discriminazione, massacri storici e problemi che ancora ci danno. Uno dei problemi che noi non possiamo nasconderci perché fisicamente abbiamo una traccia molto mongola, occhi di mandorla e nasi, quindi subito riconoscibile. Storicamente tre volte siamo stati massacrati, una volta negli anni 880, tra 880 e 90, quindi il quale più di 60% della popolazione è stato massacrato. E migliaia sono stati mandati, venduti come schiavi, tipo in India Britannica o Khorasan, che oggigiorno in Persia, in queste parti. E un'altra volta noi siamo stati
massacrati durante la guerra civile, perché tipo negli anni 50, tra 50 e 60, durante il regno di Zaire, un re che è stato per 30 anni come un esilio in Italia, a Roma, che sono in Italia. Quindi noi, la cosa che è molto interessante, storicamente un nostro re è stato in esilio per 30 anni, quasi 30 anni in Italia, e un'altra nostra principessa che ha vissuto, che ancora vive a Roma, che ormai è italianizzata. Non so se la conosce. Quindi fino anni, durante il regno di Zahir Shah, che ha preso il potere nel 1934, per 40 anni, nel nostro calendario è un po' complicato, e durante il regno suo, ufficialmente il popolo Hazara non potevano attendere lo studio, diciamo, all'istruzione o higher education, non potevano, gli Hazara non potevano tipo andare all'università, a scuole militari o ai posti. Quindi più o meno avevamo una situazione più o meno come caste che esistono in India, un'etnia molto classificata di razza bassa, andando avanti. Però durante l'invasione sovietici, il cambiamento che è venuto, anche se la popolazione dell'Afghanistan in totale sono divise in due gruppi, un gruppo urbano e un gruppo rurale. Gli urbani, che erano tipo con il governo pro sovietici, sono tipo loro hanno fatto il confine urbano, e gli altri rurali che erano più religiosi, loro sono andati attirati verso i gruppi religiosi o i paesi che approfittavano la questione di religione e gli davano le armi. Quindi l'Afghanistan durante l'invasione sovietica è stato diviso in due parti. Le popolazioni sono divise in due, diciamo, popolazioni rurali e urbane. È da lì che è cominciato gli investimenti degli americani, la Saudi Arabia e l'Iran. Ognuno di questi paesi, con l'aiuto degli Stati Uniti, davano le armi, i soldi ai gruppi rurali che erano religiosi, chi era sciita, è stata data l'arma dalla parte Iran, chi era sunnita o altri, prendevano dai soldi di Arabia, e mezzo Pakistan, che storicamente con noi ha un conto da un secolo da risolvere, era un posto dove questi aiuti degli americani venivano tramite Pakistan, perché c'era quel confine, che confine libero tra i fratelli Pashtun, ed è lì che andavano. Gli Hazara, il mio popolo, durante questa, tipo, dopo l'invasione sovietica, lì che loro un po' hanno avuto un po' di spazio per respirare. Chi era nei gruppi religiosi, ma sono riusciti almeno a immigrarsi, andare in Iran, nei vicini, qua di là. Alcuni hanno preso le armi, come i gruppi di Mujahideen, che erano nelle città, almeno durante il governo pro-sovietici, almeno questa discriminazione, il filialismo, queste cose un po' sono andate via. Quindi il popolo, che potevano un po' respirare, hanno avuto l'opportunità di avere e godere un po' di uguaglianza. Quindi di non essere trattati come un cittadino, diciamo, di seconda classe. Da lì in poi che un po' comincia lo sviluppo del nostro popolo. E poi, dopo il sconfitto del governo comunista, quando i Mujahideen hanno preso il potere, i gruppi che sono stati armati dai paesi come Saudi Arabia, Iran, America e Pakistan, loro hanno preso in una volta il potere e non avendo la capacità di governare, perché
erano delle persone ribelle, tutti fuori città, tutti in popolazione rurale, la maggior parte di loro non avevano istruzione, quindi era difficile per dei gruppi a governare senza avere la capacità necessaria. E da lì che poi è stato cominciato la guerra civile. Da noi il popolo Hazara lì anche pensano che è stata cominciata un'altra pagina della nostra storia, perché da lì che gli Hazara hanno preso una parte di Kabul, ovest di Kabul, per tre anni hanno resistito e poi hanno detto che noi in tutti questi anni che eravamo rimasti fuori dal tutto quello che i cittadini di diritti erano, noi vogliamo i diritti uguali, partecipazione del governo, come i cittadini normali. Questa è una pagina della nostra storia. E poi dopo questa guerra civile che è andata male, si è creato un vuoto proprio nel potere e quindi gruppi dei talebani che aspettavano nei confini di Pakistan sono nati, cresciuti, però i semi di loro già sono stati un altro decennio fa, prima. E i talebani sono venuti al potere, però l'esistenza di loro non è 100% pro-americano, non è 100% contro, quindi ancora un enigma esiste, che è il bel documentario di Michael Moore, forse l'avete visto, oppure ce ne sono tanti documentari su questa vicenda, tanti libri, anche la ci parla tanto di scrivere dei libri, su quella vicenda dei talebani, i loro rapporti segreti con gli Stati Uniti, il business del petrolio, tutte queste cose loro. Comunque dopo, sconfitto dai talebani, dagli americani, noi in Afghanistan ancora non abbiamo tipo una nazione unita, perché gli Hazara, gli Uzbeki, gli Hazara, i gruppi molto sottomessi prima, loro ancora credono, se i Pashtun ancora rimangono al potere, noi saremmo tornati dietro come prima, sempre privi dei nostri diritti. E per questo che poi i poteri, diciamo che la presenza dell'America adesso in Afghanistan tanto dipende dall'unità della nostra nazione che non esiste. Quindi tra di noi praticamente i gruppi delle etnie, uno vuole fare firmare un trattamento a lungo termine con l'America per la presenza militare, l'altro gruppo non vuole. Questa anche è un po' la situazione, porta la situazione squilibrio. E quindi le elezioni, in queste ultime elezioni presidenziali che noi abbiamo avuto, l'unico vincitore è il popolo, anche se tanto i ruoli, tanto diciamo, perché l'elezione, se il giorno dell'elezione se non si capisce il risultato, questa non è più elezione, tutti possono fare i ruoli, però il popolo, l'unica speranza che anche a me dà tanti altri problemi, che la mentalità del popolo è cambiata. Anche considerando tante minacce dei talebani, c'era tipo una persona che la volta scorsa aveva partecipato e quando i talebani l'hanno preso l'hanno tagliato il dito. Questa volta è andata a partecipare, ha preso foto e ha detto ancora ne ho 9 altri diti, se li tagliate ancora partecipate. Quindi questa è la speranza che la mentalità del popolo è cambiata, quindi il popolo ha la voglia di andare verso avanti, non indietro. Dall'altra parte la politica molto sporca e molto ancora sul base di etnie, queste cose, che il governo di Karzai negli ultimi giorni della sua vita sta liberando i talebani senza processo, senza niente. Solo per una questione di etnia, perché i talebani appartiene alla sua etnia del sud del paese di Kandahar, questa cosa. Quindi grazie alla coscienza sua che durante il suo governo di 12 anni i talebani sono andati nelle prigioni, lui solo da questa cosa vuole liberarsi, per quello sta liberando, senza considerare il popolo che hanno perso tante vite. Vorrei tornare alla fatidica data del 11 settembre 2001. Subito dopo l'attentato alle Torri Gemelle sono stati chiamati 11 registi a commentare l'accaduto.
diverse, che hanno potuto appunto realizzare un cortometraggio con la loro creatività, con la loro sensibilità, cioè libertà assoluta da questo punto di vista, su quello che ha fatto, tutto che ha cambiato appunto l'equilibrio proprio tra Occidente e Medio Oriente su del mondo. Per cui vorrei farvi vedere uno di questi cortometraggi che dura esattamente 11 minuti e 9 secondi e un fotogramma. E ho scelto quello della regista indiana Meera Nair, per poi riagganciarci ai discorsi. Nel suo libro, della pagina del professor Goffredo, dice appunto che l'Afghanistan e l'Iraq, tra l'altro il professor ha scritto un altro libro sull'Iraq intitolato Il cielo sopra Baghdad, sono appunto stati definiti gli stati canaglia. E scrive: non solo gli stati canaglia devono essere conquistati e sottomessi, ma anche i cittadini canaglia possono essere rapiti in qualsiasi parte del mondo per essere torturati in prigioni amiche o essere trasferiti senza motivazione in condanne a lontano. E poi più avanti aggiunge: osserva il nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nelle buie stanze di Abu Ghraib e nelle celle di Guantanamo abbiamo compromesso i nostri preziosi valori. Dicevo con la prima parentesi perché qualche anno fa hanno allestito una bellissima mostra al Palazzo della Regione della Regione a Milano, e in cui sono state allestite mostre di vario tipo, mostre fotografiche, video e documenti, che ripercorrono proprio la storia dal 2001 al 2011. E abbiamo avuto l'occasione di vedere questi quadri di Botero, del pittore colombiano, che ha trasformato le sue famose figure, rotondeggianti, no, a volte spesso rassicuranti, che magari inneggiano la gioia della vita, in tutt'altro. E quindi appunto ha usato le sue famose figure, i suoi personaggi, per raccontare tutt'altro in una maniera, tra l'altro, forse ancora più forte. Poi se volete potete appunto sfogliare queste pagine. Appunto, tornando al tema dello stereotipo e degli stereotipi, in Italia, a distanza da quasi 15 anni da quella data, è cambiata la situazione, è cambiata per esempio la mentalità degli italiani nei confronti degli stranieri, nei confronti dei musulmani. Chiedo a tutti. La questione è che lo scontro di civiltà era una formula così breve, sintetica, ma in realtà era l'attualizzazione, diciamo, di quello che era stato l'orientalismo dalla fine dell'Occidente in poi, che ha costruito l'immagine dell'altro, cioè dei paesi da colonizzare, quindi anche dei popoli da colonizzare, quindi gli stereotipi da cucire addosso a questi popoli. Teniamo presente che appunto alla fine dell'Ottocento era appunto l'epoca del colonialismo, delle maggiori conquiste coloniste. Pensiamo che l'Algeria nel 1833 viene conquistata dai francesi e quindi sarà lasciato nel 1963 con una bellissima lotta coloniale, e così come altri popoli. E quindi lo stereotipo, diciamo, dell'uomo orientale, dell'uomo arabo, eccetera. Ovviamente questo concetto, questa figura non doveva rispondere alla realtà, alla concretezza, alla complessità, all'umanità dell'altro, quanto doveva diventare una figura astratta e quindi non coincidere più con l'umanità stessa dell'altro. E Huntington in qualche maniera, attraverso appunto la trona civiltà, andava a riprendere tutti questi concetti passati e ad aggiornarli ai tempi nostri, quindi a costruire di nuovo, come ho detto prima, l'immagine per esempio del mondo arabo, nelle figure di Bin Laden, di Saddam Hussein, comunque dell'arabo minaccioso, dell'Islam stesso minaccioso, cioè l'Islam è una religione violenta che ha in nuce il concetto della jihad, e quindi il concetto della jihad è uno sforzo anche, come dire, spirituale, intellettuale, di ascesa anche, di una soggettività religiosa che veniva soltanto invece ridotto all'immagine appunto del
sostenne il musulmano che invece era un volere a conquistare, a minacciare gli altri, quindi essere violento, e quindi una persona, Magdiala, per esempio, ha prodotto decine di articoli negli anni 90, negli anni 2000, dal 2001 in poi, in cui si è andato a stigmatizzare l'Islam come religione della violenza, tant'è che poi addirittura è passato dall'Islam al cristianesimo, oggi si fa chiamare cristiano Allah. E quindi dello stessi popoli musulmani come popoli violenti. Ovviamente questo stereotipo doveva prendere in blocco tutte le popolazioni del mondo musulmano, del mondo islamico, e quindi fare per il blocco compatto una massa critica pronto a minacciare. Attenzione che questo poi è stato questa mentalità che è stata creata, diffusa attraverso tutti i mezzi di informazione, poi è stata applicata ovviamente agli emigrati. Quindi le persone che noi troviamo di fede musulmana, l'occiatore, eccetera, le nostre città, le nostre strade, poi vengono associate a questa immagine di minaccia, di violenza, di altro, di estraneo, di qualcosa che quindi che ci minaccia. Tutto questo è a significato strutturalmente dal punto di vista sociale, nel rapporto fra, per esempio, le due sponde del Mediterraneo, tra l'Oriente e l'Occidente, ha significato quello che è appunto questa nuova idea che è di scontro di civiltà che, lo ripeto, ha sostituito la guerra fredda dal punto di vista appunto dello scontro tra le diverse parti. Quindi in Italia questo, guardate, ha significato non solo questa ideologia, lo scontro dell'islamofobia, per esempio, no? E abbiamo assistito a partiti politici che hanno assunto e ancora oggi hanno nel loro DNA ideologico politico lo scontro con l'altro e quindi l'odio per, no? Ricordate il maiale portato lì dove doveva sorgere una moschea, eccetera. In realtà, guardate una cosa, in questo film breve, veniva detto che l'11 settembre un musulmano era libero, italiano, gli altri, è rimasto sotto le macerie. Beh, sotto le macerie del World Trade Center, in realtà sono rimasti tutti gli altri musulmani, perché il terrorismo in realtà non ha ucciso a Occidente, ha ucciso soprattutto a Oriente, ha ucciso nei paesi musulmani. Sono i musulmani in realtà che sono stati vittime del terrorismo. Se voi pensate alla situazione irachena, allora Saddam Hussein è stato anche in quel periodo in cui si doveva giustificare la guerra contro l'Iraq, sono inventati anche legami con il terrorismo, così come si sono inventati legami, così come si è inventato la storia, mi ricordo della provetta girata all'uomo che cioè, avevano alchimica Saddam Hussein, per me che sono stato in Iraq, Saddam Hussein non aveva più armi, cioè era completamente disarmato, non aveva più, era stato disarmato, quindi messo in condizione più di non nuocere. Però ho dimenticato il discorso per cui stavo facendo questo. Qual è il discorso a cui ho divertito? Un istante, perché mi sono perso il filo del discorso. Allora, bene, lo Stato iracheno è stato il 9 di aprile del 2003 completamente azzerato. Cioè lo Stato iracheno, con tutti una serie di strutture, grazie alle militari, economiche, eccetera, è stata completamente diversa. Anche lì c'è stata una polverizzazione dello Stato iracheno. È stato fatto anche questo, è aperto le frontiere dell'Iraq, perché in quel momento si è pensato di attirare tutto il terrorismo all'interno dell'Iraq.
difficile combattere il terrorismo, si è detto, tra le montagne dell'Afghanistan, beh, facciamola entrare in Iraq, dove sono tutte pianure per triggere le offerte, e andiamo a combattere. Sostanzialmente l'Iraq è diventato un luogo del terrorismo. Quali sono gli effetti? Gli effetti che dopo il 9 aprile in realtà è cominciata la guerra in Iraq e il terrorismo ancora adesso fa attentare, dove muoiono 40, 50, 60 persone e questo continua, è continuato. Ricordo che l'Iraq il 30 aprile è andata alle elezioni politiche, prima delle elezioni politiche noi abbiamo avuto una primavera irachena, primavera proprio nel senso, in cui ci sono stati continui attentati, non se ne parla più, ma il terrorismo in Iraq ha fatto dal 2003 un po' il terrorismo, non c'era c'è il terrorismo di Saddam Hussein verso il suo popolo, verso i curdi a nord, verso gli sciiti a sud, a Bassora, ma non c'era traccia di terrorismo di Al-Qaeda in Iraq. Adesso Al-Qaeda è in Iraq, continua a destabilizzare, quindi l'effetto terrorismo, noi dobbiamo tenere presente che il terrorismo è un fenomeno assolutamente liquido, usabile, che in questo momento uccide. Cosa voglio dire? Voglio dire che ancora una volta questo effetto scontro di civiltà in realtà che sta uccidendo dal Marocco alla Turchia, dove ci sono attentati, dove oggi nella Siria, poi vorrei parlare in particolare delle comunità delle rivoluzioni arabe, ma in Siria oggi agisce il cioè del terrorismo. Quindi il terrorismo, chi uccide e chi ha ucciso tutti questi anni, in realtà sono gli stessi musulmani, più che in occidentale e in occidente. Questo è quello. E poi, ripeto, ha creato in realtà il fantasma del terrorismo, ha creato questa la grande paura di questi popoli altri. E quindi, ripeto, l'immagine del nemico. Approfittando la situazione interna del paese, tipo che i curdi erano contro Saddam, gli sciiti, approfittando anche loro, anche il popolo sottomesso da Saddam Hussein, anche in qualche modo hanno aperto le porte per la possibilità, o almeno erano d'accordo liberi a dare il permesso per l'invasione. E poi se torniamo sul discorso di sì, a Milano, io forse parlerò dei fatti che vivo, cioè cosa che mi pare, non tipo storicamente. Quindi quello che vedo qui forse la mancanza di da dove nasce proprio queste cose? Nasce dalla paura dell'altro, dall'ignoranza o dalla mancanza? Sì. E quello perché non esiste per la mancanza di incontro, di conoscenza, di incontro e di discorso. Ad esempio, noi come stranieri, diciamo la popolazione immigrata e rifugiati o altri gruppi che sono, ognuno di noi siamo gli ambasciatori della nostra cultura. Se aprono le porte a affrontare un discorso, a parlare, se noi ci apriamo e saremo accolti, quindi così andranno le fraine, le menti, diciamo, queste cose saranno cancellate col tempo. E tipo, qui io quello che vedo in questi ormai 7 anni a Milano, cambiamenti succedono, però piano piano col tempo. Quindi sempre c'è bisogno di tempo, finché uno non conosce l'altro non si fida e finché non c'è la fiducia, quindi quella barriera di ignoranza rimane. Quindi da due lati questa mancanza di questo. Io brevemente volevo chiedere appunto un'altra cosa al professor Goffredo.
più avanti. Appunto, le cosiddette primavere arabe, che sono state chiamate anche impropriamente così, hanno portato delle conseguenze negative e a qualche conquista. No, quello che io penso è che le primavere arabe e le rivoluzioni ci sono state nel mondo d'Africa e in alcuni paesi arabi, in qualche maniera sono state, possiamo indicare, come la fine di quell'epoca che io prima stigmatizzavo come l'epoca dello scontro di civiltà. Potevano essere un'occasione straordinaria per l'Europa, per l'Occidente, per il nostro paese, per capire qualcosa. Allora, qualcuno ha parlato di esportazione della democrazia, quindi Braga, Piazza Firdaus a Baghdad, non hanno portato la democrazia, hanno portato solo i morti a Baghdad e oggi lo sapere che noi la democrazia in Iraq è in una situazione tale che appunto non si può dire che c'è democrazia nello Stato iracheno. Quello che è successo prima in Tunisia, con la morte di questo ragazzo a sud della Tunisia, e poi con la rivolta di Tunisi, la cacciata di Ben Ali prima, poi con la ribellione Piazza Tahrir, insomma al Cairo, è stato, ecco, Piazza Tahrir al Cairo, è stato un'epifania straordinaria, un miracolo di popolo che si mette in piedi e riesce a cacciare il suo despota Hosni Mubarak, straordinario. Eppure noi abbiamo avuto in Italia, in Europa, anche una scarsa per conoscere quello che di straordinario era successo a Piazza Tahrir a Cairo. E perché non c'è stata informazione? Guardate, lo scontro di civiltà è stato un paradigma di guerra geopolitica e di potere per giustificare l'azione militare e ridisegnare il Piazza Tahrir è stato invece un popolo che si metteva in piedi da solo, che cacciava il suo tiranno, ma lo faceva in maniera non violenta e lo faceva attraverso la poesia, lo faceva attraverso l'azione corale di un popolo, cioè tutti quanti, bambini, grandi, magistrati, medici, chi veniva dalla campagna, dall'Egitto, chi invece era di ambiente metropolitano. Quindi è stato veramente qualcosa di grandioso. Perché si è dato poco risalto a questa rivoluzione, a questa antropologia? Perché a Piazza Tahrir la partecipazione femminile delle donne è stata straordinaria. Sì, è stata straordinaria, è stata protetta in quel momento. Ci sono state, cordoni di protezione verso le donne, chi voleva presentarli, pensiamo all'11 febbraio, ancora con questa data dell'11 febbraio 2011, e lì c'erano 2 milioni di persone, quindi questo grido unico ed insieme, quando Hosni Mubarak ha dovuto dare le dimissioni, è stato. Quindi immaginiamo questa massa di persone, no, che era lì, insediata in quella piazza, che cosa ha prodotto come cambiamenti di mentalità? Tra l'altro c'erano i bambini che insegnavano, eccetera, quindi i cittadini di domani. Da parte dell'Italia c'è stata poca informazione, ma sempre con questa diffidenza. Il reportage che noi abbiamo letto sul Corriere della Sera, eccetera, gli inviati, quanto eccetera, che poi abbiamo detto che sono seguivano i fatti, stando in una stanza d'albergo e facendosi poi, come al solito, portare notizie, eccetera, quindi di non partecipazione, di non vissuto, insomma.
ma sempre con, come dire, le mani avanti, cioè questa rivoluzione, scusatemi, perdonatemi di questa cosa, ne ho dimenticato tutto. Quindi perché questa diffidenza, perché questo discredito? Perché in qualche maniera c'era un paradigma di salvaguardare, cioè un paradigma di che cosa è il mondo arabo. Il mondo arabo, l'Islam non può portare, per esempio, è uno di questi stereotipi, alla democrazia. L'Islam, abbiamo detto prima, è violenza. Invece Piazza Tahrir non è stata violenza. E si è rifatto al messaggio gandhiano. Il mondo musulmano è fatto di tribù e arretrato. Piazza Tahrir, i giorni di Piazza Tahrir, sono andati oltre a ingannare la polizia attraverso i mezzi tecnologici, dei telefonini, dei social media. Hanno dato un grande apporto e la partecipazione femminile è stata straordinaria in Piazza Tahrir, come in Tunisia, eccetera. Cioè, le rivoluzioni del mondo arabo erano la grande occasione, per esempio, da parte italiana, di smettere di lasciare le mani a un despota dell'arrivo del Mediterraneo e cominciare a dare un'immagine diversa del Mediterraneo e del mondo arabo, e quindi togliere tutti quegli stereotipi che poi porta intolleranza, razzismo, pregiudizio, tutto quello che poi chi viene dalla sponda del Mediterraneo, non solo dalla sponda del Mediterraneo, si sente addosso sulla propria pelle. La nostra considerazione come immagine Italia, la nostra soggettività culturale poteva cambiare, nel senso che l'Italia è purtroppo in questi anni diventata molto provinciale, si è ripiegata su se stessa, quindi abbiamo avuto questi fenomeni di razzismo, di intolleranza, di scontro politico all'interno dell'Italia che ha portato fino allora addirittura della disgregazione nel nostro paese in un nord e un sud di cui faceva parte questa ideologia. Attenzione anche agli effetti interni che riguarda noi, agli effetti di mentalità sulle persone. Allora, e quando c'è stato in quegli anni, per esempio, quando c'è stato in Tunisia i cambiamenti dell'11, eccetera, l'unico problema che noi avevamo è quello dell'ordine pubblico, dell'invasione, ancora una volta, se vi ricordate, Maroni e il ministro degli esteri, di questi musulmani che arrivavano e di questi molti erano terroristi clandestini. Cioè, allora l'immagine ancora una volta del musulmano, eccetera, che chi ci sta invadendo, chi vuole invaderci, quindi cambiare, è in realtà un'Italia piccola, piccina, che si sta rinchiudendo dentro se stessa, che non riesce a ragionare sulla propria soggettività culturale, trovare un'identità diversa, in cui mette insieme il sud e il nord e il Mediterraneo e l'Europa, perché questo è il vero problema che noi abbiamo. Proprio per l'importanza della cultura vorrei chiudere questo incontro così ricco, così profondo, così interessante con alcuni un paio di poesie di Amin Guaidi, se vuole, e anche se sì, una poesia del professore. No, poi dietro non si trova. Sulla collina verde, dove c'è la pace e tranquillità,
in mezzo all'erba fresca. La vita è dolce e bella, anche i diritti delle pecore vanno rispettati. Mentre da dove vengo io, terra di genere e polvere, la cosa meno costosa è il sangue del mondo e la vita di un essere umano che costa meno del prezzo di una pecora. Qui sopra questa bella collina è blu il cielo, con un sole sorridente in mezzo. C'è attorno il mare clamoroso, che rilassa la mente e coccola l'anima, scrociandosi. E poi i diritti dei pesci di specie diverse anche vanno rispettati. Mentre da noi, purtroppo, come una giungla selvaggia, chi ha le zampe più forti è lui il leone del territorio. E se hai un colore un po' diverso, ti prendono la vita, strappandoti il corpo o sparandoti in testa. E con tutto questo, io qui, migliaia di chilometri oltre il mare, lontano da casa, dopo ormai tanti anni, ancora vivo, con tutto ciò che avevo portato dentro di me. Dentro di me, dalla mia terra madre, amore, dolori e valori. A tenermi sempre pronto a qualsiasi ora per il momento del volo di ritorno. E tu, che mi chiedevi sempre cosa ho nascosto nel mio petto, che è così gonfio, ma tu che ne sai dei miei valori e dolori? Basta così, o voi chi te racconti ancora di più? E così non vanno commentate, vanno vissute, quindi lascio la parola al professor Goffredo e poi ancora altri. No, sì. Solo una parola che vorrei che sentire anche dai poeti italiani, parole così precise, ma ahimè diventano un deserto anche quello. Sono abbastanza duro, mi rendo conto, so che cos'è. Questo è una poesia, leggerò dal cielo sopra il Baghdad, che appunto è questo descrizione che ho fatto della terra e del popolo che ho trovato nel 2003, e questo è dedicato proprio alla terra della Mesopotamia, quindi all'Iraq. O re della durata, non c'è nulla che non vi fosse qui, fichi, melograni, pesci, uccelli, resine e terremendo per costruire i templi di Uru. Ora neppure il nero del Lunga. O re della durata, il tiranno ha lasciato nudo il suo paese, pronto per essere calpestato. O re della durata, era stanca la gente del cielo, il naso freddo, sopportava ogni giorno con una lunga malattia cieca e pesante. Era stanca la mente di sentire i sogni del sonno, i poeti lontani da Baghdad aspettavano di rivedere il luogo in cui erano nati. Molte madri erano in dolore, madri che avevano partorito i figli uccisi. Il fabbricante di parole ogni sera spazzava via i nostri nomi, voleva vendere il paese alla disgrazia. Un re della durata fece strage di noi a suo piacere. Ogni caduto a nord e a sud scompariva nel suolo indifeso. Più di decine di migliaia di padri, madri, figli, fratelli uniti insieme nella sventura. O re della durata, eravamo in paglia davanti a lui, stesi a mucchi nel sangue. Ora solo un nocciolo di dattero porta il mio nome. O re della durata, ha vinto il lutto in questo
spesso tutto è un braciere di fuoco. Ho re della durata, non ho commesso iniquità. O essere che abbracci il cielo, non ho ucciso. O caldo piede che esce all'alba, non ho costruito armi. O Signore dei nomi, non ho detto menzogne. O Signore delle facce, ho coltivato il grano e la parola per scacciare il tiranno. O Signore della durata, riconducimi in casa, nel luogo dove ero nato. Che c'è di più bello che riabbracciare la propria madre e i fratelli e lasciarsi seppellire sulle rive del tuo lugare. Ho perso tutta la vita e tutto il tempo a cercare Dio, qua, là e ad ogni tempo. Ho provato a cercarlo nei letti tra le lenzuole, nella gioia e nel piacere, nel corpo e nella carne. Nel tocco e nel sentire, nella chiesa e nella moschea, ma non ho trovato nient'altro che riempimento e disgusto di tutto quello che ha fatto per cercarlo. E di ciò che descrivevano come fosse Dio. Dopo tante volte che l'ho cercato, è successo tutto per caso. Alla fine di un bel giorno, quando ho aperto il cuore, vederlo, sentirlo o forse riempirlo di qualcosa o di qualcuno. Ho avuto una strana sensazione che mi mostrava qualcosa e mi indicava forse una via. Ho sentito una voce bassa dal cuore che mi ha detto sussurrando: dove vai a cercarlo? Il vero Dio si chiama amore e si trova proprio qui, al centro.